Spin 2014, una tavola rotonda è stata dedicata alla sicurezza dei pagamenti. Quali sono le novità? Tante sono le normative che stanno cambiando in tema di sicurezza e che impattano i sistemi e i servizi di pagamento. Quindi con una tavola rotonda ci siamo confrontati con Banca d'Italia, tra banche, con operatori del settore. In particolare dobbiamo seguire le raccomandazioni su Secure Payment, raccomandazioni a cui le banche dovranno adeguarsi entro febbraio dell'anno prossimo, che cambiando la definizione di Strong Authentication richiedono probabilmente investimenti per nuove soluzioni di accesso ai canali di servizio della banca. Secure Payment, raccomandazioni, ma in arrivo anche altre raccomandazioni su mobile payment, sull'accesso ai servizi da parte delle terze parti, quindi nuove modalità di integrazione dei servizi tra i soggetti bancari e non bancari. Quindi tanti temi che abbiamo discusso, da cui è emerso che c'è un contesto normativo effervescente, ci sono normative europee che spingono anche a regolamentare la gestione della cyber security a livello nazionale, e su questo come associazione bancaria, ma anche come Abilab, stiamo lavorando. Si è parlato poi anche molto di identità digitale, la sicurezza come anche abilitatore di una gestione dell'identità digitale del cliente. Grandi opportunità anche in questo, l'agenda digitale italiana sta lavorando su diversi progetti che potranno abilitare una maggior accessibilità delle identità digitali ai servizi pubblici e privati. E infine innovazione, sicurezza e anche innovazione laddove le soluzioni tecnologiche per accedere ai servizi in modo sicuro possono creare esperienze ai clienti efficaci e anche sicure al contempo. Quindi la sicurezza non è un freno, ma è un abilitatore.